Rieccoci con i lettori della pressa per il nostro appuntamento del martedì. Un appuntamento in diretta che anche oggi dedichiamo in parte alle vicende politiche, con gli sviluppi che potete tra l'altro trovare sul nostro quotidiano relativo ai nomi ufficiali delle candidature nelle liste PD nazionali, ma soprattutto nel nostro territorio, in Emilia-Romagna. Tutti i nomi li potete, ripeto, trovare tra le novità principali la non ricandidatura, suo malgrado, della deputata Giuditta Pini e poi insomma tutti gli altri nomi presenti nelle liste, dagli uninominali alle liste appunto proporzionali. Questo sul fronte elettorale, la prima novità vera, poi arriveranno ovviamente anche le liste degli altri partiti. In attesa di sapere anche i partiti minori, quelli che dovevano raccogliere le firme, se una volta depositato il simbolo hanno ancora qualche giorno per la raccolta firme, vedere quali e quanti riusciranno a presentarsi alle elezioni del 25 di settembre. È un capitolo enorme quello elettorale che stiamo cercando di seguire col nostro giornale. Non solo dal punto di vista delle candidature, anche se su queste e sulle alleanze ci si è concentrati maggiormente in questo periodo, ma anche dal punto di vista dei programmi. Quei sondaggi che sappiamo danno ampiamente per ora in vantaggio il centro-destra e che rendono anche il nostro territorio, anche per i collegi uninominali, non più quella roccaforte sicura in caso di elezione. C'è la candidatura di Stefano Vaccari, che va non a caso a essere presente nel listino proporzionale, non più in quello uninominale, di una candidatura. Su questo dal punto di vista elettorale, però, quello scusate, è soprattutto il punto sulla situazione per quanto riguarda ancora una volta per quanto riguarda la sanità nella nostra regione. Ricordiamo che la settimana scorsa ci eravamo concentrati in particolare sul caso dei famosi vaccini mal conservati iniettati a 33 bambini a Pavullo. Su quel tema ci eravamo concentrati e avevamo posto una serie di domande all'USL di Modena, domande che rimangono ancora senza risposta. Non è ovviamente per pedanteria o così per voglia di insistere sullo stesso tema, ma sono domande importanti che meritano risposta. Ad oggi quelle risposte non sono arrivate, ci dispiaciamo non tanto per noi, ma per i lettori che quelle risposte attendevano. Su tutte, da quanto tempo erano stati scongelati quei vaccini, che cosa si fa concretamente per fare in modo che un episodio simile, cioè iniettare 33 vaccini mal conservati su dei bambini, non riaccada. Quelle domande rimangono ancora, ripeto, ferme e l'ASL non ha dato risposta. A quel caso, in questa settimana, se ne aggiunge un altro che riguarda sempre l'azienda sanitaria modenese e che ha visto, un caso modenese ma che è nazionale, che ha visto protagonista un dipendente amministrativo dell'azienda sanitaria stessa che lavorava a San Giovanni Cantone. È un amministrativo, però era stato sospeso perché non aveva completato il ciclo vaccinale. Ebbene, il Tribunale di Modena ha deciso, dando torto all'ASL, di accettare il ricorso di questo dipendente ed accoglierne la richiesta di reintegro. Questo lavoratore è tornato a lavorare nonostante appunto la sospensione. Bene, si tratta di un caso emblematico, perché è la fotografia di un errore, almeno così dice il giudice di Modena, da parte dell'azienda ospedaliera che aveva impedito a un dipendente, in questo caso un amministrativo, di lavorare proprio in virtù della famosa sospensione e dell'obbligo vaccinale per i sanitari. Costui era un amministrativo, il tribunale ha detto no, quella sospensione non andava fatta. Ebbene, ripeto, si tratta di un caso emblematico perché dà conto di una delle tante strutture del Green Pass dalle quali abbiamo
che abbiamo cercato di fotografare in questi mesi. L'obbligo vaccinale per i sanitari, per le forze dell'ordine, per gli insegnanti, che ha impedito, ripeto, a molte persone che liberamente hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale di lavorare, li hanno cacciati dai luoghi di lavoro. Allo stesso modo sono stati cacciati dal trasporto pubblico dei bambini di 12 anni, dei ragazzi di 12 anni, i cui genitori avevano scelto per loro di non aderire alla campagna vaccinale. Sono stati cacciati dai luoghi sportivi, dai campi di calcio, dai basket. Questo è accaduto. Questo è stato superato, almeno in parte. Oggi i bimbi possono tornare sugli autobus, però per i sanitari, per le forze dell'ordine, per i sanitari, scusate, l'obbligo continua fino a fine anno. Tanto è vero che abbiamo testimonianze di medici anche a Modena che, nonostante abbiano aderito con due dosi alla campagna vaccinale, non essendosi sottoposti a terza dose, sono ad oggi sospesi. Ebbene, il Tribunale di Modena, lo ribadiamo, ha detto: guardate, nel caso specifico, un dipendente del settore amministrativo dell'azienda sanitaria di Modena va riammesso alla propria occupazione. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo interpellato l'ASL di Modena, abbiamo cercato di fare il quadro sulla situazione, perché è veramente delicata la cosa. Cioè, se il Tribunale dice: guarda, hai sbagliato, forse l'ASL, essendo azienda sanitaria pubblica, dovrebbe dare risposta. Abbiamo posto quindi 5 questioni, come avevamo fatto la volta scorsa sulla questione appunto delle vaccinazioni a Pavullo, e anche in quel caso le risposte non erano giunte, non sono giunte anche in questo caso. È stato lapidario il commento dell'azienda sanitaria: nessun commento per ora è stata la risposta. Ma vediamole queste domande, sono domande molto semplici che credo meritino una risposta. E magari con un po' di testardaggine le riproponiamo. Quanti sono gli operatori sanitari sospesi dal lavoro perché inottemperanti all'obbligo vaccinale? E quanti di questi sono amministrativi a Modena? Cioè, noi vogliamo avere la fotografia. Quante persone che lavorano nella sanità e che hanno deciso, per loro convinzione, di non aderire alla campagna vaccinale, che, ripetiamo, non era obbligatoria, cioè, al di là del vincolo per gli over 50, non era obbligatoria. Però, a fronte di un non obbligo, se uno faceva una scelta, veniva cacciato dal luogo di lavoro, in questo caso la sanità. Il Tribunale ha detto: avete sbagliato, l'ASL ha sbagliato, quell'operatore non andava sospeso. Bene, noi vogliamo sapere quanti sono gli operatori sospesi dal lavoro, quindi in generale, e quanti sono quelli amministrativi, essendo quello reintegrato un amministrativo. Prima domanda. Seconda domanda. Quanti ricorsi sono stati presentati per provvedimenti di sospensione per inottemperanza all'obbligo, in questo senso, obbligo nel senso all'obbligo vaccinale per poter lavorare, non obbligo generale? Sì, quindi quanti ricorsi hanno presentato, si è ritrovata sul tavolo l'USL, che ricordiamo, per diciamo, resistere ai ricorsi usa ovviamente soldi pubblici, no? Si tratta del primo caso o meno di reintegro di un lavoratore sospeso in ambito ASL a Modena? Cioè, ci sono degli altri casi di reintegro? Noi, per caso, ci è giunta notizia di questa, per caso, da una nostra fonte. Cioè, nel senso, l'ASL non ha comunicato nulla. Noi abbiamo avuto il documento in mano di questa persona che ci ha comunicato questa, attraverso nostre fonti, ci ha comunicato, abbiamo saputo di questa persona reintegrata, non direttamente, ma attraverso nostre fonti abbiamo saputo di questa persona reintegrata. Ebbene, ufficialmente l'azienda sanitaria, essendo azienda pubblica, può dare conto di quanti sono le persone che eventualmente sono state reintegrate, o semplicemente, come abbiamo detto, quante hanno fatto ricorso? Ripeto, alla luce di una sentenza del Tribunale di Modena. La quarta domanda: alla luce del pronunciamento del giudice e del reintegro del lavoratore, è intenzione dell'ASL confermare la linea fino ad ora seguita? Cioè, l'ASL è intenzionata ad applicare l'obbligo agli amministrativi come ha fatto finora, nonostante il giudice abbia deciso su un caso specifico, che come sappiamo non fa giurisprudenza, ma comunque un caso specifico, abbia detto: no, avete sbagliato? O viceversa, si intende modificare, quindi reintegrare senza eventuali altre sentenze, senza aspettare l'esito di eventuali altri ricorsi, tutti gli amministrativi, che ripetiamo, parliamo di persone in carne e ossa,
che sono a casa da lavorare senza stipendio. Questa è la realtà. E quindi è importante che l'azienda sanitaria pubblica dia una risposta. Risposta che per ora non è arrivata. Quinta ed ultima domanda. Risulta protocollata una lettera sostenuta da raccolta firme di operatori della sede di San Giovanni del Cantone, contenente giudizi sul ricorso presentante dal dipendente sospeso. Anche di questo abbiamo dato conto. C'è una lettera a firma di altri operatori. Noi vogliamo sapere cosa pensano gli altri operatori di questo reintegro, cosa parla questa lettera e se ci sono giudizi sul ricorso presentato, ma soprattutto se un ricorso che a questo punto non è solo un ricorso, ma è stato accettato dal Tribunale di Modena. Questa attenzione che prestiamo al caso, la scorsa settimana lo abbiamo detto e lo ripetiamo anche oggi, sul caso gravissimo delle vaccinazioni con un vaccino mal conservato su 33 bambini a Pavullo e in questo caso sul reintegro di un dipendente amministrativo dell'azienda sanitaria di Modena, è un'attenzione che prestiamo perché, ripetiamo, si tratta di sanità pubblica, si tratta in quel caso della salute di 33 bambini che ricordiamo fortunatamente ad ora non ci risultano reazioni avverse, ma che vogliamo avere piena chiarezza sull'accaduto. In questo caso si tratta del diritto inalienabile al lavoro, almeno pensavamo fosse così l'articolo 1, no? Che è stato invece sospeso in nome di una norma che prevedeva appunto la sospensione per non sanitari, ma che un giudice del Tribunale di Modena ha detto no, quel lavoratore non doveva essere sospeso, aveva tutto il diritto di lavorare nella libertà di non completare o di non effettuare il ciclo vaccinale, lo ha detto il Tribunale di Modena. Questa, ripeto, non è affatto una questione di poco conto, cerchiamo, noi poniamo le domande, ad oggi abbiamo ricevuto da una parte il silenzio sul caso di Pavullo, dall'altra parte un no comment da parte dell'azienda sanitaria, dall'ASL. Non possiamo che darne conto, ovviamente rispondere e fare domande è il nostro lavoro, se le risposte non arrivano ne prendiamo atto pur con amarezza perché si tratta di una struttura pubblica, se c'è una preclusione particolare verso il nostro giornale, verso la pressa, ne prendiamo atto anche se molto strano, ma magari le stesse domande con un comunicato o qualcosa del genere possono anche l'ASL a questo punto anche inviare da altri giornali, riprenderemo l'altro giornale se questo è il punto, se il problema è il nostro giornale, ma non credo. Perché appunto finora di risposte su questi temi non sono giunte, se non un comunicato ufficiale di cui abbiamo dato conto sulla spedale di Pavullo, che però, ripeto, lascia aperte ancora tantissime questioni. Sul caso, peraltro, dopo il sopralluogo dei NAS, dei carabinieri dei NAS, è aperta, si stanno appunto indagando e avremo probabilmente anche dei riscontri dal punto di vista strettamente legale e della, appunto, della giustizia ordinaria, se arriveranno dopo ovviamente il sopralluogo dei carabinieri. Di questo volevamo dare conto oggi, siamo partiti dal tema elettorale che occupa ancora ovviamente anche le pagine online del nostro quotidiano, continueremo a raccontare questa campagna elettorale che ci separa dal voto del 25 settembre e parallelamente cercheremo ancora di mantenere un faro acceso sul tema legato al Green Pass, il nostro, siamo permessi di dare un giudizio altamente negativo di questo strumento che poco ha a che vedere di sanitario, che nulla c'entra sul giudizio sulla vaccinazione, che è altro tema e che sul quale non siamo mai entrati. Invece sul Green Pass continueremo appunto a dare una lettura partendo da questo giudizio che è nostro, negativo sullo strumento del Green Pass, raccontando appunto anche fatti come questo, in questo caso il reintegro e la possibilità finalmente di un sanitario modenese di tornare al lavoro con la soddisfazione di avere una sentenza di un giudice del tribunale che dice nero su bianco tu non dovevi essere sospeso. Grazie ancora ai lettori della Pressa, ci ritroviamo martedì con questo appuntamento e buona continuazione di quest'estate particolarmente calda e piena di politica a tutti.